Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se vedrete questo video esattamente alle 13:30 di oggi, perché sto girando tipo un'ora prima rispetto a quando vedrete il video e non so se riuscirò a metterlo in tempo. Comunque lo metterò oggi lunedì, non so neanche che giorno è, oggi è 13 agosto. Voglio fare un tutorial fucsia, perché mi è piaciuta molto questa palette, la Delicious di W7, però non ho avuto modo di testare tutti quanti gli ombretti nei passati giorni. Siccome mi ispirano molto i fucsia e i rosini, voglio provarli insieme a voi in questo tutorial. Quindi questo video sarà una specie di tutorial try-on di questa palette, ma vedrete ovviamente anche tutte le altre cose. La mia base è già fatta perché l'ho realizzata nello stesso identico modo degli altri tutorial e non voglio farvi vedere sempre le stesse cose. Troverete in ogni caso tutta la lista dei prodotti che ho spiaccicati sul viso qui sotto nell'info box. Come al solito, senza perderci in chiacchiere, zoomiamo più vicini e iniziamo a finire questo look. Per prima cosa, siccome l'altra volta che ho provato la palette gli ombretti ho visto che erano un po' polverosi, prendo un po' di cipria, la Coty Airspun che utilizzo sempre, e la metto un po' qui sotto in modo che se cade un po' di ombrettino rosso, un po' di ombrettino fucsia non mi va a macchiare la base. Prendo il colore più chiaro dalla palette, che è questo panna crema qui, e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. In questo modo vado sia a fare un punto luce più chiaro, sia a semplificare quella che sarà dopo la mia sfumatura, perché il colore di transizione e tutti gli altri colori che metterò nella piega dell'occhio incontreranno già qualcosa con cui sfumarsi sotto il sopracciglio. Ora, con un pennello da sfumatura abbastanza ampio, questo qui è il MAC 224, prendo il rosino più chiaro e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Gli opachi da questa palette sono davvero qualcosa di fantastico, si sfumano benissimo. L'unica pecca di questa palette è che è un po' polverosa, però per la qualità degli ombretti, wow, cioè sono davvero carinissimi. Ora che ho creato la mia sfumatura di base, posso andare ad intensificarla. Con un pennello da sfumatura più piccolino, questo è il Morphe M573, prendo questo fucsia qui, che è più fucsia di quest'altro. Nella realtà sembrano molto simili, però questo credo sia leggermente più fucsia. Quest'altro forse lo metteremo nella parte inferiore, non lo so ancora, però vorrei utilizzarli tutti e due. Con questo pennello da sfumatura prendo appunto il fucsia, batto bene il pennello in modo che tutto l'ombretto in eccesso cada via, e intensifico la sfumatura qui nella parte esterna. Mi concentro più che altro nella V esterna e poi porto l'ombretto leggermente in avanti, sempre nella piega dell'occhio. Riprendo lo stesso pennello da sfumatura ampio di prima e mi concentro nella parte più esterna della sfumatura per cercare di unire il primo rosino con il fucsia che abbiamo appena applicato. Prendo nuovamente un po' di fucsia e vado ad intensificare la sfumatura, perché come vedete questo ombretto non è particolarmente intenso, comunque sfumandolo un po' si spolvera via. Ora prendo un pennello ancora più preciso, questo qui è il Morphe M575, provo a mettere l'altro fucsia che sembra leggermente più scuro, ancora più preciso nella piega dell'occhio. Non so se sarà realmente più scuro di quello che già abbiamo applicato, ma proviamolo e scopriamolo insieme. Non si vede una grande differenza, quello che noto è che questo fucsia che sto applicando è leggermente più rossastro rispetto all'altro, che invece è proprio fucsia fucsia. Sfumo entrambi i colori insieme con il pennello di prima. Quando lavorate con degli ombretti con dei colori così accesi, come anche se utilizzate dei verdi, degli azzurri soprattutto, dei fucsia come quelli che sto utilizzando in questo momento, dovete avere a portata di mano tanti pennelli da sfumatura, perché dovete andare un po' avanti e indietro tra i vari pennelli per ottenere una sfumatura graduale. Se non lo fate, otterrete solo un ombretto tagliato di netto. Su tutta la palpebra mobile voglio applicare lo stesso colore opaco che abbiamo messo sotto il sopracciglio. Utilizzo un pennello più denso e compatto. Questo qui è il pennello della Naked 2.
Cerco di sfumarlo leggermente con il fucsia nel punto in quale, nel punto nel quale i due ombretti si incontrano. Lo vado a pressare e a tirare leggermente da su entrambi gli occhi. Poi prendo nuovamente il pennello dove c'è ancora un po' di fucsia sopra e vado avanti e indietro anche con questo. In questo modo si creerà una sfumatura graduale. Faccio questo passaggio per qualche volta in modo che i due ombretti si mischino davvero insieme e ancora una volta non ci sia uno stacco troppo netto, vedete? Ma senza aggiungere altro ombretto, tiro il chiaro verso il fucsia e poi il fucsia verso il chiaro. Ora rimuovo la cipria nella parte qui sotto, se ci fate caso c'è un po' di fucsia, quindi ho fatto bene a mettere la cipria, altrimenti probabilmente avrei macchiato la base. Nella parte superiore applico una bella riga di eyeliner, utilizzo il NYX Epic Ink Liner. Ora metto un filo di mascara, questo qui è ovviamente il NYX Worth The Hype. Ne metto giusto una passata leggera per colorare di nero le mie ciglia, che altrimenti sono biondissime. E poi applico un paio di ciglia finte. Utilizzo le Ardell 252. Ok, nel frattempo che la colla si asciuga bene, per poi andare a fare la parte inferiore dell'occhio, finisco il viso. Utilizzo la palette California in a Box di Catrice. Mi sta piacendo tantissimo, alla fine l'illuminante che si era rotto l'ho buttato via perché tanto non mi piace, quindi ho detto inutile che spreco tempo a ricompattarlo se comunque non mi piace. Applico un mix delle due terre, appunto come terra, per andare a scolpire. Ad abbronzare direi di no, però non voglio un look troppo arancione, visto che anche il trucco degli occhi è freddo, voglio rispecchiare questo anche sul viso. Quindi utilizzo questo mix di terre sia per scolpire che per dare un po' di colore al viso. In generale vedete come da tridimensionalità questa parte è molto piatta, questa parte già risulta più scolpita. Ora prendo il blush più rosato, sempre dalla stessa palette, e lo applico sugli zigomi. Come illuminante utilizzo la palette di Essence, che a mia grande sorpresa mi sta piacendo tantissimo. Prendo un pennello a ventaglio, questo qui è di Morphe M310, faccio un mix di questi due più chiari, ovviamente i due più scuri sono troppo scuri per me, e li applico qui sul mio zigomo. Diciamo che, come faccio ultimamente, non mi concentro solo sulla striscia dell'illuminante, ma scendo un po' anche su tutto lo zigomo, in questo modo avrò un effetto glow su tutto lo zigomo. Guardandomi allo specchio, la parte inferiore mi piace che non sia troppo evidente, cioè mi piace che l'attenzione sia sull'eyeliner e sul fucsia dell'ombretto, quindi siccome non voglio cambiare questo effetto, prendo un pizzico del marrone più scuro dalla palette, questo qui con un pennello angolato, e vado a pressare questo ombretto vicino alle ciglia inferiori. Mi concentro più che altro nella parte esterna. In questo modo che cosa succede? Le mie ciglia inferiori sembreranno soltanto leggermente più folte, non voglio andare ad aggiungere un altro colore o a creare una sfumatura troppo intensa. Metto il mascara anche sulle ciglia sotto e gli occhi sono terminati. Sulle labbra utilizzo una matita rosata e poi sopra ci metto un gloss più nude perché non voglio che anche le labbra siano troppo rosa. Utilizzo la matita pink di W7. Il gloss che sto utilizzando è il NYX Lingerie Gloss nel colore Sable. Questo è il risultato finale del trucco di oggi, mi piace tantissimo, mi sento un po' Barbie con il fucsia sugli occhi, però lo so, oggi mi piace un sacco. Devo dire che sono davvero davvero sorpresa di questa palette. Se volevate acquistarla, fatelo, tenete solo a mente che gli ombretti sono leggermente polverosi, però devo dire anche i fucsia hanno davvero un bellissimo effetto.
Spero di avervi tenuto compagnia e appunto che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ricreerete questo look. Magari se mettete delle foto sui social, taggatemi, mi fa sempre un sacco piacere quando mi scrivete, cioè quando mi taggate nelle vostre foto. Io vi mando un grandissimo bacio e ricordatevi, anzi, prima del bacio, ricordatevi di spolliciare all'insù questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!